Voci bianche cercansi. La Cattedrale di Como e il Liceo Musicale Coreutico di Vitta Pasta avviano dal 4 ottobre prossimo la selezione di bambini, bambine, ragazzi e ragazze da 7 a 14 anni per comporre un coro di voci bianche. L'iniziativa è stata presentata oggi da Monsignor Saverio Xeres, maestro di cappella della Cattedrale, il maestro Antonello Rizzella, direttore del nascituro coro di voci bianche del Duomo di Como, e Roberta Di Febo, direttrice del Liceo Musicale Coreutico di Vitta Pasta. Un progetto estremamente innovativo, arriva con la voglia e la volontà da parte dell'Accademia e del Liceo Musicale Coreutico di Vitta Pasta di portare una ventata di novità nella città e abbiamo abbracciato questo desiderio appunto espresso anche dal Vescovo e attraverso quella persona di Don Saverio di creare un coro stabile di voci bianche della cattedrale stessa che vada un pochino ad abbracciare tutto il territorio comasco, un fortissimo significato anche di valori non solo didattici artistici ma soprattutto di valori umani, quindi mi sembra che il progetto sia bellissimo e mi auguro con tutto il cuore che prenda e abbia la forma che gli si deve.